Una cosa però oggettivamente bisogna dirle, bravo a raccontare palle, perché come le racconta Renzi in questo senso nessuno è stato mai capace nello scenario politico italiano. Ha ragione Riondino, quando si dice che non dipende da Renzi la crescita, non dipende da Renzi la decrescita. Sì, lui in questo momento sta vivendo una situazione oggettivamente favorevole, perché abbiamo una congiuntura internazionale che consente un prezzo del petrolio che è sostanzialmente dimezzato, come giustamente ricordato, ma bisogna approfittare poi di queste opportunità. Penso a una questione molto semplice, quella sui posti di lavoro. Ma quali sono questi posti di lavoro? Abbiamo un sistema di lavoro che non premia i giovani e che mantiene i più vecchi sul posto di lavoro oltre un'età che è sostenibile, difficilmente sostenibile, per qualche lavoro oltretutto usurante. Abbiamo un sistema che non riesce a pagare i debiti della pubblica amministrazione e questo resta un grave deficit nel nostro sistema pubblico. Quindi anche far partire gli investimenti senza sbloccare questo tipo di problematiche risulta molto difficile. C'è una situazione europea che va quadrata, con una Germania che ha un surplus di esportazione e con un'Italia che nonostante tutto fatica ad esportare. Ecco, quindi su questi temi meno trionfalismo e molto più piedi per terra. Ripeto, soprattutto perché la congiuntura internazionale consente questi passi di vantaggio. Ma non si può trascurare un fatto che in Italia il costo del lavoro è troppo elevato. O, come noi diciamo da tempo, si abbassa in maniera significativa il costo del lavoro, anche con uno shock fiscale, altrimenti perderemo questa opportunità di riprese e sarà difficile riagganciarla in futuro.